ha origini antiche, quando Mastodonna eliminzeria le sodomesse rappresenta l'occasione, appunto, come abbiamo fatto fino adesso, non soltanto di porre l'attenzione su obiettivi raggiunti o da ancora da raggiungere per progettare i riflessi, ma soprattutto per parlare di parità effettiva, di strumenti di parità effettiva. Una delle iniziative che appunto il nostro comitato ha intenzione di seguire attraverso anche uno studio storico-linguistico del nostro territorio è legata alla toponomastica femminile, meglio conosciuta, neanche meglio conosciuta, odonomastica, che poi è l'insieme delle strade, dei nomi, delle piazze di un centro abitato, che permettono in effetti di leggere e interpretare la realtà geografica, culturale e sociale di un territorio, anche in un determinato periodo, e forniscono poi gli orientamenti delle istituzioni, date dalle istituzioni, dalle autorità, dalle amministrazioni, proprio per quanto riguarda la competenza di denominare le aree pubbliche. Il nostro comitato ha deciso quindi di sostenere il progetto Tre donne, tre strade, toponomastica femminile, che è nato nel gennaio del 2012 grazie all'iniziativa di Maria Pia Ercolini, un'insegnante di geografia di Roma, che in effetti si è accorta durante il suo studio del numero circoscritto di strade intitolate a donne, e quindi ha deciso di cominciare uno studio, una raccolta di dati che potesse partire però dalla gente comune, non soltanto dalle cattedre. Il gruppo di toponomastica femminile ha cominciato a raccogliere dati, li ha cominciati a pubblicare in rete, quindi diciamo creando anche un corposo documento di tutte, di parecchie città italiane che hanno avuto, e ha cominciato a stronare anche i collaboratori a far pressione su ogni singolo territorio, affinché le strade e le piazze siano dedicate alle donne, e quindi si vada oltre, quindi si superi per evidente sessismo che in effetti caratterizza l'attuale odonomastica. Si è passati poi alla divulgazione, diciamo, del progetto in modo oggettivo, sapendo una grandissima risonanza a livello nazionale, e quindi si sono inviate le mail ai sindaci, agli assessori, alle consigliere di parità, stimolando alla correzione di questa discriminazione. L'8 marzo si è avuto anche un convegno nel quale è stato lanciato poi questo progetto, cioè pronare tutti i comuni affinché le strade di imminente denominazioni siano date, appunto, siano dedicate a tre donne, per questo tre donne e tre strade. A Napoli diciamo che la situazione è anche a Casoria, e fondamentalmente in tutta Italia in effetti è così. Fondamentalmente questa, le denominazioni vengono fatte perché qualcuno inoltra delle specifiche richieste, quindi in un certo senso noi dobbiamo invertire la tendenza, cioè bisogna far pervenire più richieste per le donne, al femminile. Poi bisogna chiarire anche se c'è una commissione che è preposta per la scelta, quali criteri, se ci sono criteri scritti. Insomma, non dobbiamo pensare che sia soltanto un delegato che possa operare appunto questa scelta. E poi quindi in effetti come comitato abbiamo intenzione di aprire proprio un varco di comunicazione con l'amministrazione per far sì che queste differenze di genere non ci siano più. E quindi ci accodiamo alla logica del convegno, alla proposta del convegno per le prossime tre strade dedicate a delle donne. L'unica cosa che insomma sulla quale possiamo fare per quanto riguarda le storico, siamo passati attraverso varie fasi, quindi le fasi in cui le strade venivano denominate con nomi di uomini del risorgimento, della resistenza, eccetera. Poi la toponomastica femminile è caratterizzata sostanzialmente da nomi di beate e di sante, donne che hanno creato delle congregazioni, degli ordini importantissimi, che hanno dato la vita per sostenere ed aiutare i ragazzi e le ragazze senza famiglia. Ovviamente qualche regina, qualche appartenente a famiglie importanti. Queste donne sono donne forti, coraggiose, che hanno svolto un compito
dito in periodi per esempio in cui l'istruzione era privilegio soltanto maschile oppure delle classi privilegiate, delle classi elevate. È il caso in questo di citare no, la nostra Santa Madre Giulia Falzano. Quindi però sarebbe giusto anche diciamo convogliare la nostra scelta verso una non proprio uscire, non vogliamo limitarci no, assolutamente, vogliamo porre l'attenzione su altri particolari ruoli, quindi quelli delle donne impegnate per il sociale, per la politica, donne che comunque hanno contribuito alla ricostruzione del nostro paese, dello sport, certo. Le cifre di parlo che fanno di cifre passano praticamente vanno dal nulla al massimo del 5-6%. Lo so, può sembrare anche una, un a Napoli su 1.175 strade dedicate, ci sono 1.175 strade dedicate a uomini, che poi ci sono distinti in vari campi, cultura, letteratura, musica, 55 strade dedicate a donne, però 12 strade sono dedicate a donne protagoniste di opere letterarie, musicali, teatrali, quindi in effetti, oppure donne del mito, in effetti donne immaginarie. Quindi in effetti da Napoli ha dedicato alle donne importanti solo 43 strade. La situazione invece a Cagliari è di 444 strade dedicate a uomini e 7 strade dedicate a donne, 1,85%. Le tre donne sono sante. Allora, la nostra proposta è di intitolare appunto a tre donne le prossime tre vie disponibili per cercare di colmare questo il divario tra i due generi. E la prima strada, sempre in linea con quello che è stato proposto poi nel convegno e dal Comitato di Toponomastica Femminile, la prima strada dovrà essere dedicata ad una donna di interesse locale, la seconda una donna italiana di interesse nazionale e la terza dedicata ad una donna non italiana di interesse internazionale. Quindi diciamo che abbiamo una logica anche in questo. Ci siamo consultate, diciamo, in parte, hanno accettato la mia proposta le mie colleghe e quindi abbiamo pensato alla prima proposta, ad Emanuela Sesti Carraro, la moglie del generale Dalla Chiesa, morta appunto nell'agguato con il marito, Anna Magnà, che comunque è legata alla città di Cagliari perché il marito è appunto il generale, è stato comandante dei carabinieri, Anna Magnani, la conosciamo tutti, una delle più grandi attrici cinematografiche del cinema italiano ma anche internazionale, e Anna Politkovskaya, giornalista russa, conosciuta per l'impegno soprattutto sul fronte dei diritti umani, per i suoi reportage dalla Cecenia e per ovviamente l'opposizione al presidente Putin, assassinata nel 2006. Noi ci auguriamo ovviamente che no, è stata anche un'impegnera in questo momento. Locale, una persona che possa rappresentare anche il percorso.